Com'è il sindaco? Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Melchiorre Zarelli. Vale, dici sindaco, piacere. Allora, abbiamo chiamato il sindaco delle Ardi a Luca Di Fiori, è presente? Dovrebbe esserci? Sì? Eccolo, sta arrivando d'Ardea. Ok, quindi sta arrivando. E ci ha messo presto per arrivare d'Ardea. No, vabbè. Salve presidente, piacere. Prego, si accomodi al centro. Piacere, allora, presidente, piacere, io mi metto. Dobbiamo, scusami Francesco, specificare una cosa, presidente. Sì. Diceva. Deve rispondere al telefono. Prego, prego. Salve sindaco, buongiorno. Prego. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto Francesco, diamo la parola al vice sindaco Gili. Sì, prego. Buongiorno a tutti e ringrazio tutti per averci invitato qui con me. Parlo a nome di tutti i cittadini del comune di Acquaia del Tronto, che comunque sapete già che stamattina si trovano ancora più in difficoltà. Noi abbiamo bisogno di voi con queste, diciamo, rappresentazioni, ci state molto vicini e vi assicuro che oggi più che mai ne abbiamo bisogno. Speriamo di tornarci qui, cioè, nel senso che, non ci faccia più del male questo terremoto, per poter ricostruire e non annullare tutto come sembra che sta facendo. Grazie, purtroppo ero un po' emozionato. Grazie, posso immaginare, insomma, l'emozione ogni volta che si parla di una cosa del genere. Prego presidente. Sì. Prego presidente, voleva fare una precisazione su. Niente di male, semplicemente io sono presidente del Comitato Regionale Lazio, non il presidente della Lega Dilettanti, quella a livello nazionale, quindi. L'abbiamo promossa, quindi. Comunque, buongiorno a tutti. Io sono venuto volentieri per questa manifestazione che è stata adottata per aiutare le popolazioni colpite dal sisma e soprattutto anche le nostre società calcistiche della zona. Soltanto stamattina ho avuto notizia da poco e stiamo sospendendo tutte le gare di terza categoria, settore giovanile, seconda categoria, prima categoria, anche promozione della provincia di Rieti, perché pare da notizie che non ci sono delle condizioni per poter assicurare una perfetta e serena giornata di calcio. Quindi io vorrei avvicinarmi col pensiero, e lo faccio anche da parte di tutti voi, verso queste società, queste comunità che stanno soffrendo terribilmente per questo terremoto. Stamattina 7:41, io stavo vedendo la televisione in diretta, dalla RAI di Sassarubra hanno avvisato che già da Roma si sentiva una scossa potente, una scossa che è stata del 6.4, quindi ancora maggiore di quelle che finora si erano registrate nelle zone di Amatrice, Acquaia del Tronto e quant'altro. Quindi un pensiero doveroso deve essere indirizzato a queste popolazioni che stanno soffrendo terribilmente. Comunque, al di là di questo, un grande grazie alle società pomedine, a tutti quanti gli sportivi di Pomezia che stanno sostenendo questa iniziativa. Grazie a tutti, anche a voi. Noi ringraziamo lei, presidente, grazie, per la sua presenza. Grazie. Presenza che abbiamo, sì, del sindaco di Ardea, Luca, sì, Di Fiori. Luca Di Fiori, al quale diamo la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Io non so cosa aggiungere, sono in, come si dice, in preda, sono sconvolto. Sono vicino a questi amici presenti quest'oggi. È un momento veramente difficile. Io vengo da quelle parti, io sono originario di Leonessa. Quindi immaginate questa mattina, telefonate a tutti i parenti, telefonate a tutti gli amici, al sindaco per sapere a che punto è la situazione. Ardea e Pomezia sono due comunità, in realtà è un'unica comunità che si è stretta intorno a tutti quei decessi che abbiamo avuto nell'arco di questi due mesi. E tutte le iniziative che abbiamo fatte sono state mirate a cercare di aiutare queste persone. Il problema non è soltanto economico, il problema ormai è diventato psichico.
questa mattina alle 7 io sono stato svegliato, mia figlia con l'appadario che si muoveva, abito qui a due passi, quindi immaginate il reggimento psichico di queste persone nell'inquadratura che faceva immediatamente Sky di G24. La gente era disperata proprio perché non riusciva a darsi una motivazione, vedere quelle persone che pregavano in piazza Norcia di fronte alla chiesa che ormai è crollata, ne sono crollate tre, quindi un danno dal punto di vista culturale pazzesco. Ora dobbiamo fare un lavoro, continuare intanto, e ringrazio chi ha organizzato questa iniziativa, a cercare in qualche modo di recuperare fondi per queste persone, nella speranza che nostro Signore ci aiuti a fermare questo mostro, questo terremoto. Io ascoltavo ieri degli amici di Esci, che sta a 25 km da lì, non sanno più cosa fare, mi sono messo a disposizione addirittura per dare ospitalità a qualcuno di loro, qualcuno di Amatrice è venuto, si è trasferito ad Ardea. Quindi cosa possiamo fare noi? Noi possiamo soltanto che star vicino a queste persone e continuare, come già stiamo facendo, a fare iniziative, a supportare queste persone che sono veramente in grossa difficoltà. Quello di stamattina è stato qualcosa di terrificante di portata, anche se grazie a Dio tutte le zone rosse erano già libere, non c'era popolazione, e quindi spero, perlomeno dall'ultimo dato che ho sentito per radio, non ci sia nessun morto, non ci siano feriti. Ho visto che c'era un sacerdote che aveva un taglio alla mano, nient'altro per il momento, però noi dobbiamo continuare, e quindi bene chi porta avanti queste iniziative, il comune di Ardea, ma l'intera popolazione di Ardea è vicino a voi per qualsiasi cosa. Grazie. Ringraziamo quindi non solo il sindaco ma tutta la comunità di Ardea. Grazie sempre di cuore. Allora ringraziamo le autorità che possono. Sì, grazie ancora di essere stati con noi. Grazie. E prima di chiamare i dirigenti del Pomezia Calcio Selva dei Fini, volevo congedare le nostre maggiorette, quindi salutiamo con un applauso le Pomezia Diamond maggiorette. Grazie. Vai, facciamo un applauso. Anche il loro contributo è importante. Chiamiamo pertanto qui sul manto erboso i dirigenti del Pomezia Calcio Selva dei Fini e partiamo con Federico Coculo. Sì. Chiamiamo Alessio Pizzaglia, Alessandro Spina, sì, Antonio Romagnuolo e Riccardo Mastella. Quindi salutiamo le nostre ragazze. Salutiamole. Intanto chiediamo ai dirigenti di venire qui con noi. Federico Coculo, vieni Federico. Allora, Federico, abbiamo qua. Buongiorno. 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 Innanzitutto grazie anche da parte nostra per questa manifestazione, di averci invitato. Ti diamo la parola. Vai. Prego. Brevemente, questo era un piccolo gesto proprio per partecipare concretamente a chi è meno. Vediamo che si risolve. Purtroppo si ripete con una frequenza troppo elevata. Lo sport in questo può essere sicuramente un aiuto concreto di partecipazione, di fratellanza. Ringrazio tutti voi. Grazie. Chiamiamo il nostro che vuole aggiungere due parole.
Prego. Buongiorno a tutti, due parole solo non per ringraziare noi, ma per ringraziare tutti voi che siete oggi qua, in modo di poter dare una mano a queste persone che ce l'hanno in questo momento veramente bisogno. Grazie a tutti. Grazie a lei, grazie. Chiamiamo. Grazie dirigente, grazie presidente. Allora abbiamo. No, siamo arrivati a un momento. Sì. Diciamo più importante di questa giornata. Allora, abbiamo con noi il presidente Nazareno Cerusico. Prego, vuole aggiungere due parole? Io volevo ringraziare tutti quanti, tutta la gente che ha partecipato a questo evento e spero che sia una cosa bisognosa per gli altri, perché bisogna sempre avere il cuore per gli altri, non pensare solo a noi stessi, perché a volte siamo troppo egoisti. Io ringrazio le autorità, sia comunali, ringrazio le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile, ringrazio la società ospitante che abbiamo ospitato, l'unico Comercia Virtus che viene oggi a fare la partita con Comercia Calcio. Ringrazio il presidente perché è intervenuto con molta solidarietà. Grazie a tutti e ci vediamo dopo la partita. Grazie. Nicola Cerusico. Allora, sì, andiamo avanti e siamo arrivati al momento più importante, forse più toccante e sì, più commovente di questa manifestazione, ossia la commemorazione delle vittime. Pomezia purtroppo ha subito un duro colpo. Sì, non ci sono parole quando si parla di queste cose, quindi abbiamo già parlato l'istituzione, ne abbiamo già parlato noi all'inizio, quindi vorremmo solamente omaggiare per quello che possiamo ricordare i nomi delle vittime. Intanto chiamo qui con noi il tenente bersagliere in congedo Giancarlo Allegretti. Facciamo un applauso, grazie. E possono venire qui a posizionarsi vicino a noi. E siamo pronti, sì, con la commemorazione delle vittime. Chiediamo quindi un po' di silenzio sugli spalti e anche in campo, grazie. Andrea Cossu, Federico Ascani, Giuliana Cellini, Arianna Masciarelli, Paolo Dell'Otto, Egidio Valentini, Pasquetta Valentini, Rita Colaceci, Gabriele Fratesi, Elisa Catini, Irma Catini, Vilma Picciacchia, diamo ora la parola al tenente bersagliere in congedo Giancarlo Allegretti. Tenente. A nome della sezione bersaglieri di Pomezia vorrei ringraziare il presidente dell'associazione Pomezia Calcio, signor Nazareno Cerusico, ed il signor Franco Mancini, che tanto hanno avuto questa manifestazione e per averci invitato a partecipare a tutto questo, in questa splendida cornice, riuscendo notevolmente. Della popolazione, auguriamo un orgoglioso, fattivo lavoro per una serena e tranquilla ripresa delle normali attività. Ai vostri concittadini, che pur stremati moralmente da questi infausti avvenimenti, certi della loro incrollabile volontà, va il nostro umano solidale incitamento per un pronto riscatto. Nell'unirci a quanto già espresso dai nostri rappresentanti di Pomezia, facciamo a tutti i nostri migliori auguri.
Ringraziamo la sua arma di Pomezia e il tenente bersagliere in congedo Giancarlo Allegretti. Facciamo un altro applauso, grazie. Francesco, la territorio, veramente momento emozionante. Molto, molto emozionante, quindi... E per questo noi volevamo chiamare qui sul campo i familiari, alcuni dei familiari delle vittime. Sì. E chiamiamo qui Agnese, Gianni e Anna Valentini. Facciamo un applauso, grazie. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Allora, in questi momenti, diciamo, le parole sono anche difficili da trovare, quindi vi lascio il microfono se volete dire due parole. Grazie. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie della partecipazione di tutti voi e chiaramente mi unisco a tutti quelli che hanno ringraziato le associazioni del calcio che continuano a riportare questo evento. Questi eventi purtroppo, perché questi riflettori non si stanno spengendo su quei territori. E doveva esserci qui, come annunciato, il sindaco di Amatrice, ho dovuto tornare indietro a metà strada perché la scossa è stata importante ancora sul territorio. Qui c'era anche il vice sindaco di Arquata e probabilmente avrà notizie uguali. Noi da Matrice registriamo il simbolo di Amatrice, che era la torre civica, che è stata decapitata dall'ultima scossa di stamattina alle 7:41. Continuano le scosse e sul territorio non c'è ancora una certezza che le persone, non ci sono danni alle persone. Questa è purtroppo una brutta notizia di oggi. È venuta giù anche lì una chiesa importante, San Francesco, non c'è più, continuano ad esserci dei crolli sulle frazioni e come ho detto purtroppo non possiamo garantire, oppure non possiamo dire ancora con certezza che non ci sono danni alle persone. Detto questo, torniamo all'evento del 26 di agosto, specialmente per quanto riguarda Amatrice. Pomezia ha dato un tributo importante in questo senso sulle vittime, perché 12 persone sono veramente tante. A nome di tutte quelle famiglie che ancora non sono qui, e ringrazio tutti voi e ringrazio tutti per quello che state facendo, per quello che state ricordando. E concludo anche con la speranza, cioè la speranza bisogna non perderla, anche se è difficile. E queste popolazioni sono costantemente sotto a queste scosse. E siamo arrivati a un momento che non è solo una questione di danni o di perdite, ma anche psicologico, cioè non ce la fanno più. A loro in questo momento va il nostro pensiero, a loro cerchiamo il conforto, anche qui tutti voi cercate di confortarvi con la vostra presenza. E invece ricordo di chi ci ha lasciato, noi portiamo ad esempio di speranza, zia, ecco, zia è stata l'ultima ad uscire viva ad Amatrice a 14 ore da lei. Ancora una volta grazie a tutti, grazie alle istituzioni, grazie a tutti quelli che ricordano questo momento. Grazie Gianni, grazie. Grazie. Allora chiamerei qui con noi
Prego, sì, se aspettate un attimo, poi abbiamo un assessore piccolo, Lorenzo Svizzera e il un piccolo omaggio Luca Di Fiori. E vorrei chiamare Franco Mancini, che anche lui le sue radici se la propria lì da matrice e lo porta scritto proprio sul petto. Grazie Franco, facciamo un altro bellissimo applauso. Grazie. Grazie, grazie, grazie ancora cuore, una grazie volta. Grazie di cuore. Lo so, Michi, noi che prima spesso da conduttori, rappresentatori che facciamo, cerchiamo di far ridere, insomma, questi momenti per noi sono molto toccanti. Allora, prima Gianni appunto diceva che la signora Anna è salvata dopo 12 ore e volevo appunto fare un applauso a tutti quegli eroi che sono ancora lì a scavare, intanto adesso per mettere a posto, ma nelle prime ore per cercare appunto di trovare ancora vita. E tra quegli eroi c'è anche una persona qui che però lui sa chi è, insomma non voglio aggiungere altro, gli fare un applauso così simbolico, grazie. Siamo arrivati al termine di questa manifestazione. Sì, abbiamo finito e andiamo con le premiazioni, quindi per Amatrice, appunto il sindaco Pinozzi purtroppo non è potuto venire, però martedì ci sarà una delegazione appunto che partirà da Pomezia, sarà composta da Franco Mancini e dal presidente Cerusico, che porteranno appunto un omaggio al sindaco e a tutta Amatrice. Quindi il presidente Nazareno Cerusico premia Franco Mancini. Diamo la targa. Ricordiamo martedì saranno da Amatrice Franco e Nazareno, il presidente. Grazie, grazie di cuore. Andiamo avanti. Grazie, applauso, grazie ancora, andiamo avanti. Chiediamo Federico Coculo, che premia il presidente del Comitato Regionale Lega Nazionale Dilettanti, Melchiorre Zarelli. Facciamo le foto. Io direi di accelerare, Francesco, visto che sì, più tardi abbiamo il derby Pomezia Calcio, Selva dei Pini, Unipomezia. Sì, allora vorrei chiamare il sindaco di Ardea, quindi Luca Di Fiori, che premia no, il contrario. Sì, sì, ok, il sindaco di Ardea, Luca Di Fiori premia Alessandro. Del comando dei vigili del fuoco di Pomezia premia Riccardo Mazzella. Prego. Dei vigili del fuoco, così possiamo portare un nostro presente.
Sì, perché penso che anche loro saranno impegnati e titubanti per tutto quello che è successo nelle ultime ore. Andiamo avanti e chiamiamo un rappresentante del comando dei carabinieri di Pomezia, premia Alessio Bizzaglia. Intanto chiamiamo un rappresentante del comando della polizia locale di Pomezia, premia Antonio Romagnuolo. Allora chiamiamo un rappresentante della protezione civile di Pomezia, premia Federico Coculo.